Buonasera e benvenuti a una nuova puntata del podcast Picconate. Io mi chiamo Stefano Leanza, con me ci sono Jolyon Hine. Ciao, buonasera. E Pietro Verzelli. Salve. Questa sera abbiamo ospite Vittoria Costanza Loffi, che è curatrice del podcast Tette in Su per la rete di podcast Eretica di Radicali Italiani. Ciao Vittoria. Ciao a tutti. E la puntata di questa sera si chiama per l'appunto Femminismo e Femminismi. Come da tradizione per queste presentazioni cerchiamo di rubare meno tempo possibile, anche perché l'argomento, come dire, si presenta da solo, e partirei proprio dal titolo, che è un tema che sta anche a cuore all'attività di divulgazione di Vittoria. Cioè, perché è meglio parlare di femminismi piuttosto che di femminismo, che peraltro poi diventa anche spesso oggetto di semplificazioni e anche di strumentalizzazioni e facili attacchi? Allora, partiamo da, diciamo, un presupposto storico. Già il motivo per cui parliamo di femminismi e non di femminismo è che non esiste, storicamente non è mai esistito un unico femminismo. Esistono dei femminismi, tra l'altro, regionali, nel senso che sono specchio della cultura in cui si sviluppano, quindi abbiamo il femminismo tipicamente anche africano, che è diverso addirittura dal femminismo afroamericano, perché hanno delle basi anche diverse a volte. Esiste il femminismo cinese, che si è tendenzialmente sviluppato prima, ma ancora di più dentro il regime di Mao, ad esempio. Poi il femminismo indiano, quindi anche in questo caso già si capisce perché è importante parlare di femminismi. Anche in Italia non abbiamo esattamente le stesse basi storiche e culturali che magari abbiamo in altri paesi europei di sviluppo del femminismo. Parliamo di femminismi perché dalla prima ondata, quindi dalla nascita dei movimenti di rivendicazione femminista, dalle suffragette in poi, c'è stato proprio uno sviluppo della tematica. Se la prima ondata, che è anche quella a cui personalmente tengo anche di più per una questione di base molto liberale e giuridica, dall'altro lato si sviluppa all'interno di questa cosa, si passa dalla rivendicazione del diritto di voto, che è appunto la prima, quasi la prima in assoluto, poi si inseriscono i diritti civili, i diritti ancora più politici rispetto al diritto di voto, la stessa partecipazione alla vita politica più che al voto. Iniziano a inserirsi anche tutte le tematiche legate alla sessualità. Ora parliamo di femminismi perché non tutte o tutti, perché esistono anche tantissimi maschi femministi, il femminismo riguarda tantissimo in realtà, soprattutto, come dicevo, quello a cui faccio io riferimento, riguarda tantissimo anche la controparte maschile, perché non tutti hanno, diciamo, poi le stesse convinzioni. A me non piace vedere su internet spesso la frase "non sei femminista se", e quindi una serie di cose per cui tu puoi o non puoi essere femminista, perché magari credi in ok, ci sono, diciamo, delle basi importanti, perché se il femminismo è riconoscimento e approccio aperto al, tra virgolette, diverso da quello che è sempre stato canonico e egemonico. Infatti adesso, se arriviamo a una quarta ondata, il femminismo è anche aperto, è alleato dei diritti LGBT. Allora sì, diciamo che è difficilmente femminista, se si interpreta in questo senso, essere, come invece poi è stato il femminismo della seconda ondata, trans escludenti, mettiamola così. Però categorizzare con, come spesso si fa, non sei femminista se, e quindi non sei femminista se non credi in questo, non sei femminista se non credi in quello, va proprio contro il concetto di femminismi, perché appunto sono tanti, sono diversi, ognuno si rispecchia in una credenza, in un orientamento. Esiste tanto il femminismo liberale, diciamo, quanto il femminismo anticapitalista. Sono come l'anticapitalismo e il liberalismo contrari l'uno all'altro, però questo non implica che siano escludenti l'uno dell'altro. Cioè sono due visioni per cui si può lavorare, si può essere concilianti, ma proprio per questo non è univoca la visione, sia a livello regionale che a livello teorico e poi politico. Ok, allora. Sì, stavo per parlare qualcun altro. No, vai tu, okay. Volevo allora dirle che siamo tutti mutati, quindi c'è sempre un delay. Ok, ecco, visto che hai parlato del fatto che ci sono diversi femminismi, che appunto, che era la domanda, ma appunto che ci sono femminismi, ci sono stati anche femminismi trans escludenti,
e via dicendo. Ecco, io vorrei parlare di quanto questo femminismo, quanto questi femminismi siano, tendano ad essere inclusivi o meno di diversità di pensiero, perché vorrei parlare poi di due casi che sono stati, uno Marco Crepaldi e l'altro J.K. Rowling, che entrambi hanno fatto molta polemica. Ecco, a me sembra che Crepaldi praticamente nel suo discorso con Shai ha parlato anche di cose partendo da assunti molto simili al femminismo, o almeno qualcuno dei femminismi, in cui si dice gli uomini e le donne sostanzialmente sono per la maggior parte delle cose uguali geneticamente, e ci sono delle differenze culturali che determinano delle differenze, però nel dire questo, però, diceva, ci sono dei problemi degli uomini di cui magari non si parla un granché, mentre si parla molto dei problemi delle donne, e poi parlava anche di come alcuni problemi degli uomini magari un po' sembrava, a me in realtà non l'ho seguito poi così tanto, ci fosse della colpa del femminismo, poi del femminismo, okay. Ma cioè, di femminismi appunto ce ne sono molti, però non so quanto possa condividere quella parte del discorso, altri magari invece li condividevo di più, però il punto non era questo, era più il fatto che le risposte sono state: siccome vai contro il femminismo in questo modo, in quest'altro, allora c'è del sessismo, quando l'oggetto del suo discorso non erano le donne, ma era il femminismo. Poi l'altro invece di J.K. Rowling era il discorso che, ok, si accetta l'assunto, e questo è accettato anche in psicologia, che ci sia una differenza tra sesso e genere, però non bisogna per questo negare l'uso di riferimenti al sesso biologico. A me sembrava in parte così il discorso, adesso erano tanti tweet, però anche in questo caso c'è stata l'accusa di transfobia. Allora, quanto vedi, secondo te, un atteggiamento del prendere idee diverse e, diciamo, interpretarle come se ci fosse la discriminazione? Allora, chiaramente, per come dicevo prima, è veramente molto complesso poi andare tutti d'accordo nel momento in cui ci sono presupposti diversi e quindi ognuno poi segue una linea diversa, anche in quello che adesso è il femminismo attuale, cioè principalmente intersezionale e universale, quindi di quarta ondata, che è quello dagli anni del 2010. Anche lì ci sono delle controversie, perché ad esempio la figura di Michelle Obama, che è considerata femminista universale, o un'autrice nigeriana come Chimamanda Ngozi Adichie, che è una delle principali che viene ripresa adesso, perché è anche l'autrice di un pamphlet piccolissimo che spesso viene anche donato nelle scuole, in Norvegia viene donato a tutti i sedicenni per sensibilizzare. Spesso anche queste vengono in qualche modo riprese, perché ad esempio proprio Michelle Obama, più troppo liberale per andare d'accordo col femminismo, quindi c'è sempre in questo senso qualcosa per cui scontrarsi. Per questi due casi, allora, è molto facile, secondo me, uscire dal tracciato, sia per chi riceve l'informazione e quindi poi si fa prendere dall'insulto e parte, perché anche io ho visto le risposte poi effettive che ha ottenuto sia Crepaldi che J.K. Rowling, sia anche poi nella foga di farsi capire, in realtà farsi fraintendere dai soggetti principali. Se prendi Crepaldi, io un po' ho tentato di recuperare, perché non l'ho mai seguito effettivamente come personaggio, non mi è mai andato tanto a genio a pelle, però ho tentato di recuperare proprio il senso dei suoi discorsi, anche sulla misandria che lui ha spesso fatto. Secondo me c'è una base che io condivido, che è quello di riconoscere, da quello che appunto ho capito, che c'è una fortissima mascolinità tossica. Per mascolinità tossica si intende il sistema effettivo che abbiamo attuale, in cui non solo il femminismo serve alla donna, ma serve all'uomo, perché la struttura sociale, per come si è evoluta, ha avuto delle ricadute negative tanto sull'uomo quanto sulla donna. È chiaro che poi ci siano delle situazioni in cui la donna è
meno privilegiata del maschio si trova in una situazione di inferiorità per cui il femminismo lotta principalmente. Però c'è anche questa parte non indifferente che riguarda proprio lo stereotipo, comunque il prototipo che viene creato e pesa anche sulla figura del maschio tanto quanto sulla figura della donna, nel senso che entrambi devono rispettare dei canoni diversi chiaramente, però devono rispettare dei canoni societari, per cui magari sei meno uomo perché non sei così 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 e non ti comporti come è supposto che un uomo si comporti, già magari dire sono un uomo femminista fa ridere, perché non rientra nell'idea dell'uomo vero, cioè l'uomo forte, l'uomo che si fa valere, l'uomo che eccetera, che è comunque un prototipo che indubbiamente pesa sull'individuo libero, perché un individuo libero, qualsiasi sia la sua poi identità o il suo sesso biologico, poi anche quello c'è, libero per una gran parte del femminismo, ed è lo stesso femminismo che seguo io, si comporterebbe in modo totalmente diverso, spogliato da tutti i prototipi che sia per uomo e donna esistono, e poi anche le altre identità. Secondo me poi c'è stato diciamo un leggero anche errore da parte di Crepaldi, perché lui è stato una delle persone che più di tutti ha usato il termine nazifemminismo, che a volte erroneamente, lo ammetto, è scappato anche a me, però il termine nazifemminismo è proprio brutto di per sé, perché ti dà proprio l'idea che sia stata creata, e c'è ormai quest'idea e lui stesso la porta avanti, sia stata creata da una minoranza sostanzialmente, una sorta di egemonia culturale per cui tu devi comportarti o anche parlare, perché poi vengono tirati in mezzo anche il linguaggio di genere, gli asterischi per dire, che tu debba comportarti sempre in modo politically correct. Quando invece, secondo me, manca proprio la concezione per cui dall'inizio il femminismo è politicamente scorretto, perché va contro tutto quello che invece è considerato corretto. Quindi, cioè, secondo me, lui ha un po' frainteso questa cosa, poi capisco che lui sia stato molto attaccato e quindi poi uno reagisce chiaramente, magari reagisce anche male, e ho visto anche ultimamente che lui aveva scritto proprio su Instagram non vorrei essere nato maschio in questo periodo, insomma. Allora, io ho anche delle mie conoscenze che mi scrivono e mi dicono a me aggiungerei che fa sempre in tempo, comunque, cioè, però allora, io ho anche degli amici che a volte mi scrivono, io alla definizione maschio privilegiato la sento pesante, cioè la sento come una colpa, sento che mi pesa, mi dà fastidio, forse non tanto mi dà fastidio, però la sento come qualcosa che mi dà una colpa che magari io nel quotidiano cerco di non avere, però proprio essere incastonato nella definizione maschio privilegiato mi turba. E secondo me anche da quello un po' che ho capito il presupposto da cui parte Crepaldi e da cui poi sono scoppiate tutte le polemiche. Cioè, io non ci sto ad essere considerato maschio privilegiato, perché il termine privilegiato effettivamente turba un po', perché ti interroghi dal tuo punto di partenza e magari dici io non sono privilegiato in assolutamente niente, quindi come fanno a dire queste che io sono privilegiato, sono antifemministe, perché hanno instaurato questa cultura egemonica per cui se sei maschio sei automaticamente privilegiato. Questo significa però interpretare la parola privilegio in senso strettissimo, cioè almeno la maggioranza femminista, poi eludo da chi ha usato tutti gli insulti, però cerco proprio di interpretare quello che è successo. La maggioranza, in realtà, anch'io uso il termine privilegiato, ma nel senso più neutro possibile, cioè non ci deve essere la carica della colpa, perché chiaramente magari qualsiasi maschio femminista e o comunque si comporta in modo rispettoso, promuove anche la parità, eccetera, il termine privilegiato lo vede proprio male, però è una presa di coscienza, io lo uso in riferimento anche a me stessa. Cioè io rispetto alle donne del femminismo nero, del womanismo, sono privilegiata, perché okay, parto anche da una situazione culturale diversa. Sono bianca, non vivo l'intersezionalità con la razza che loro vivono. Quindi anch'io a volte magari mi interrogo sul termine privilegiata, però bisogna capire che non deve essere vissuto così male.
Okay. E anche dall'altra parte non deve essere fatto vivere però come una colpa, cioè capisco comunque questa cosa. Per J.K. Rowling invece, allora, anch'io l'avevo presa effettivamente come un po' una cosa di transfobia, perché in realtà ho notato anche da, qua magari parto un altro flame, dal vecchio post di Arci Lesbica di qualche settimana fa, per cui poi è partita la petizione per escludere Arci Lesbica dalla rete Arci, comunque, che è molto, è veramente molto facile cadere nella transfobia. Perché? Perché è qualcosa che magari non è molto compreso, è qualcosa ancora non ben spiegato, molto difficilmente si ascoltano anche le voci che hanno vissuto questa esperienza, hanno deciso di affrontare una transizione e quindi si sentono parte di un'altra identità di genere rispetto al sesso biologico con cui sono nati. Quello che io di lei non ho capito è il, perché proprio non lo provo questa cosa, il sentirsi schiacciata in quanto donna, perché da quello che io avevo letto appunto lei diceva che questa sostituzione dell'identità di genere comunque con il, cioè del sesso biologico con l'identità di genere faceva un po' sentire la, il tema del sesso biologico schiacciato, quindi magari chi nasce donna e si sente donna effettivamente al 100% ne risulta poi schiacciato in qualche modo o comunque messo all'angolo. Mi ha ricordato molto il femminismo radicale perché ha proprio delle basi radicale, poi non nel senso che è caro a me, ma radicale perché va alla radice delle cose, quindi va proprio alla radice del patriarcato eccetera. Però mi ha ricordato proprio le teorizzazioni femministe per cui addirittura proprio la figura, le donne trans venivano escluse perché non si credeva alla frase per cui se ti senti donna sei donna, e, vedeva, e venivano viste come delle infiltrazioni ancora di maschi nel movimento, quindi tu ti eri ricavato questo spazio tuo e improvvisamente hai un'infiltrazione ancora di un maschio che però ti dice io non sono maschio, non mi sento maschio, cioè lo sono biologicamente, va bene, ma non mi sento in questa cosa. Mi è sembrato che ci sia stato proprio un ignorare anche i concetti come la disforia di genere, perché ormai la questione del non sentirsi a posto con il sesso biologico causa davvero moltissimi problemi, tra cui appunto la disforia di genere, perché hai una, magari una serie di elementi, se non completi la transizione, che ti ricordano comunque che non sei nato sentendoti te stesso in sostanza. E quindi, cioè, mi sembra proprio il volersi ricavare ancora questo spazio, che comunque c'è, perché non si deve, cioè non mi sembra effettivamente nella realtà poi ci sia una minimizzazione, no, di chi invece si riconosce nel proprio sesso biologico e invece non sente un'altra identità di genere. Mi sembra ci sia stato un po' un tentativo di dire no, okay, il mio spazio ce l'ho. Però scusami, allora, visto che si è parlato... abbiamo parlato del privilegio, del concetto di privilegio. Il fatto è che va bene usare i termini con una certa accezione, perché dici io do questo significato e se ne può discutere. Poi in realtà, cioè, la libertà di usare il termine in un modo o in un altro c'è. Sì. Il fatto è che cioè, mi chiedo anche allora a questo punto come follow-up a questa questione della tolleranza all'interno dei vari movimenti femministi di altre vedute, quanto credi sia importante il linguaggio? Perché a me sembra che ci sia una certa, è una mia impressione, che ci sia, al di là di quali siano i problemi da risolvere, che sono tutti problemi reali, o per la maggior parte, quanto ci sia secondo te un certo attaccamento al linguaggio, e se c'è perché? Allora, io devo dire, sono la prima in realtà che si attacca molto al linguaggio, perché credo fortemente, come in tutti i saggi anche che ho letto sul tema, che la parola sia la forma poi delle cose. Cioè, se tu inizi anche, o comunque ti abitui ad usare un determinato linguaggio, pian piano anche riesci concettualmente
a farlo diventare parte della realtà tua. Perché nel momento in cui tu impari anche a usare determinati termini, capisci proprio che quella cosa è reale. Perché il linguaggio è il mezzo del pensiero. È divertente perché questo concetto, scusami, è espresso in Harry Potter, quando mi parlano del nome Voldemort. Fantastico! Ha fatto un po'... Si è confusa un attimo. No, però... effettivamente il linguaggio è il mezzo del pensiero. Tu parli per come pensi. Nel momento in cui fai lo sforzo effettivo, perché davvero io sono molto attaccata anche all'importanza del linguaggio di genere, però a volte è uno sforzo anche per me, perché sono cose che anch'io cresciuta in questa cultura, in questa società, comunque magari non ci ho mai pensato. E all'alba dell'età di 22 anni realizzo che forse avrei potuto dirlo anch'io così, perché se è linguisticamente corretto magari, o comunque se è la terminologia che quella persona si sente adatta a sé, forse è anche il caso che io la usi, proprio per rispettare l'altro. Poi è chiaro che secondo me anche in questo caso poi c'è una derivazione estrema, nel senso che anche come dice Veragheno, che è una sociolinguista che ha studiato proprio il linguaggio di genere, nessuno ti obbliga col bazooka a usare il linguaggio di genere, è chiaro. Cioè, non è che poi esiste questo regime imperante di cui invece parla anche Crepaldi, per cui se non usi il linguaggio di genere corretto ti vengono sotto casa le persone. Quelli sono personaggi dell'internet che appunto hanno come scopo vitale insultare, basta. Quindi su qualsiasi sia la tematica, che sia femminista, che non sia femminista, c'è un tot di persone che dà sfogo ai suoi istinti più bassi. Quindi secondo me elude proprio dalla cosa. Però nessuno verrà a minacciarti sotto casa, anche perché è disfunzionale, nel senso che io voglio farti capire o provare a farti capire che secondo me è importante anche quello, perché per molti è una battaglia di forma e basta, che non ha sostanza dietro, e quindi invece ci sono battaglie come con la sostanza, come gender pay gap oppure l'istruzione anche, che hanno più sostanza, e quindi dici punta su quelle, lascia perdere il linguaggio di genere, che te frega, è una lettera alla fine della parola oppure è un termine in inglese che non mi frega, eccetera. Però invece c'è dietro proprio la sostanza. Ci vuole uno sforzo effettivo. Capisco che magari dire, non so, che te frega di farti chiamare sindaca o segretaria, però è proprio il concetto. Segretaria nell'immaginario collettivo è quella che ti fa le fotocopie, fondamentalmente. Segretario nell'immaginario collettivo è molto più riconducibile anche solo a segretario di partito. Può sembrare una cazzata, però comunque è un abituarsi al fatto che può esserci anche la segretaria di partito. Poi ci sono moltissime donne che comunque non lo usano. Emma Bonino non è molto favorevole a questa cosa, lei ha sempre usato il termine signora ministro, se non sbaglio, comunque, perché è un, diciamo che è una via di, io l'ho sempre vista come una via di mezzo. Cioè usi la terminologia maschile ma lo fai precedere da signora. In alcuni casi in realtà è visto come un retaggio vecchio in cui si utilizza signora o signorina per individuare anche lo stato matrimoniale o meno della persona. Secondo me, se volutamente dichiarato che il senso è quello, è una via di mezzo tra il voler usare comunque il maschile, però lì sei proprio a prestito, cioè c'è la sensazione di essere a prestito. Io sono avvocato, ma prendo in prestito la carica di avvocato da te che comunque sei uomo. Quindi secondo me è molto difficile percepirlo come sostanza, però è comunque una battaglia di sostanza anche questa. Anche perché maestra, ad esempio, cioè ministro, esatto, e maestra sono la stessa parola con minus e... Esatto. Su questo sì, ci siamo. In realtà non la volevo neanche declinare in quel senso, perché ci sono... questa questione di ministro, ministra, magari appunto non c'è nel mondo anglofono, però era più la questione che appunto è stato detto a Crepaldi, a questa cosa l'hai chiamata così e non l'hai chiamata mascolinità tossica. Però diciamo che comunque ho capito, poi non so se Pietro a questo punto voleva dire qualcosa. Sì, sempre parlando di parole, allora, come ti avevo detto, a me è molto caro il tema del linguaggio in generale, sarà quello troppo Wittgenstein, però quello di cui volevo parlare è proprio i termini che si usano.
Nello specifico, ne ho discusso oggi, quindi sono abbastanza fresco di discussione, e i termini sono il termine patriarcato e poi il termine cultura dello stupro. Partirei okay. dal primo, che è più generico. Va bene. Quando si parla di patriarcato, si finisce per parlare della struttura della società attuale. Noi diciamo, viviamo in una società patriarcale che ha determinate caratteristiche. E molti concordano su queste caratteristiche, no? Ad esempio, come hai detto prima, non sono necessariamente caratteristiche negative solo per la donna. Cioè, i ruoli di genere di fatto finiscono per influenzare entrambe le fazioni o entrambi i sessi, i generi, insomma, quello che è, però finisco per influenzare tutti, perché è letteralmente la società in cui viviamo, cito. Però la mia domanda è, non si rischia di finire in un cappello troppo ampio, usare il termine patriarcato? Cioè, per intendere, di fatto ogni cosa e ogni problema viene, appunto, viene, questo è un problema, è colpa del patriarcato, questo problema è colpa del patriarcato. Come si fa per il capitalismo, per altri esatto. temi. Esatto, diventa un po' dei totem un po' difficile da definire. Esatto, quindi cos'è il patriarcato? Questa è la okay. domanda, dopo il lungo preambolo. No, allora, riconosco che è vero. Io è una cosa su cui mi sono interrogata molto, soprattutto perché noto comunque che la parola patriarcato, quando buttata lì, poi fa ridere. Cioè io ho anche delle mie amiche, ad esempio, che magari non sono molto care al tema, e se me ne esco io con la parola patriarcato mi guardano alzando gli occhi al cielo dicendo ancora che palle, letteralmente. Quando ho poi fatto anche la puntata su questo del podcast provando a intervistare Lorenzo Gasparini, la domanda è stata proprio questa, cioè perché la parola patriarcato fa così, cioè colpisce così tanto, ma in senso negativo, ti fa ridere oppure ti fa dire che è sta roba, cioè sembra quasi un fantasma, il grande fantasma del patriarcato che impera su tutto. Se gira per l'Europa. Esatto. Allora, è un concetto chiaramente ampissimo, cioè, può essere la base di tutto sostanzialmente. Quando uno dice patriarcato intende forse anche, prendendolo troppo alla larga, mettiamolo così, la base di tutto il movimento femminista, cioè il perché nasce il movimento femminista. Quindi per patriarcato si intende proprio, come dicevi tu, la struttura societaria per come la conosciamo, per come l'abbiamo sempre conosciuta e per come si è consolidata. Quindi una struttura per cui la controparte maschile comunque si trova in una condizione generalmente migliore economica, partiamo da economica, rispetto a quella femminile, perché comunque c'è la questione della maternità, quindi da lì poi parte l'idea per cui la donna è esclusivamente legata alla maternità, che è una cosa che chiaramente non puoi negare, che la maternità sia una cosa che riguarda poi biologicamente la donna, no? Non lo puoi negare, anch'io quando tentavo di discutere sulla sessualizzazione del seno, comunque è una cosa che non puoi togliere, il fatto che ci sia una parte biologica, chiaramente, che è quella della maternità, eccetera. Però poi si costruisce, c'è il costrutto sociale su questo, cioè che la donna poi è solo partoriente, è solo madre, è solo moglie, è solo poi figlia, prima ancora figlia, cioè non è una cosa distinta come l'uomo, non è qualcosa di singolo che può prendere le sue decisioni, almeno un tempo, adesso chiaramente siamo in un'altra situazione, diciamo che il patriarcato ha conseguenze diverse. Però secondo me ci deve anche essere una contestualizzazione storica per capire poi cosa uno dice cioè cosa intende quando dice patriarcato. A volte viene buttata un po' lì, nel senso che chiaramente penso che se magari uno fa una conversazione sui social è molto, cioè parte proprio un pippozzo se poi uno spiega quando utilizza la parola patriarcato cosa intende. E a volte però magari confonde, no? Perché uno dice non capisco che cosa intendi effettivamente per patriarcato, quindi io parto basandomi su cosa penso io sia, perché non ho una chiara definizione, magari non sono ben informato, comunque magari le informazioni a cui attingo sono un po' fumose a riguardo e quindi capisco per come lo intendo io e ti dico no, perché non è così. Perché effettivamente intende tutto patriarcato, cioè intende proprio dall'inizio della struttura sociale, in forma giuridica, in forma di comunità, per come poi si è evoluta. Poi ogni periodo, ed è per questo che poi ci sono le varie ondate, diciamo, è un patriarcato diverso, perché la prima ondata è il patriarcato più antico, cioè per cui appunto abbiamo donna, madre, moglie,
che rimane in casa, che deve, eccetera. Il patriarcato della seconda ondata è già un altro patriarcato, perché anche lì devi, devi contestualizzare sempre effettivamente quello che intendi. Chiaro che c'è la base per cui, come dicevo prima, intendi una preferenza rispetto alla situazione maschile, rispetto a quella femminile, con poi però la situazione maschile è anche quella sotto l'egida del patriarcato, perché appunto anche lì ci sono delle conseguenze che si sono consolidate col tempo e sono emerse più oggi che anticamente. Cioè, diciamo che il femminismo risponde prima su se stesso, cioè sulle donne, no? La prima reazione è questa, rispondo per quello che mi riguarda a me. Poi amplificando la veduta si capisce che effettivamente il patriarcato ha da sempre delle conseguenze anche sul maschio, cioè non è una cosa nuova chiaramente, però come teoria è più recente. Però secondo me appunto per capire che cosa significa, cioè per capire davvero quali sono le sue peculiarità, serve il rapporto con le varie ondate, perché se nella seconda ondata esistono movimenti di donne negli Stati Uniti che chiedono di essere stipendiate perché si dedicano alla vita domestica, ed esiste tutto un movimento per questa cosa, cioè donne che chiedono una retribuzione perché faccio quello che la società mi chiede di fare, però mi stipendi per fare la madre, perché è comunque un lavoro. Che comunque mi ha sempre interessato come discorso, perché effettivamente crescere un figlio è un lavoro, poi non so quanto si possa stipendiare, però è anche quella una reazione importante al fatto che tu ti sei liberato, emancipato a livello giuridico, puoi votare, però il patriarcato si evolve, perché adesso non controlla più, tra virgolette, anche il tuo diritto di voto, insomma non è solo il maschio a decidere nel livello della società, quindi nella seconda ondata devi contestualizzare già un patriarcato diverso che, tra virgolette, per mantenere quel controllo che ha comunque sulle decisioni collettive e che quindi non deve più considerare anche magari l'opinione di una ampia fetta della popolazione, cerca di puntare, tra virgolette, ad altro. E quindi così via. Cioè, secondo me, deve essere, per essere compreso, deve sempre avere le sfaccettature varie. Adesso come adesso, per come lo intendo io, patriarcato attualmente, lo puoi in parte a livello però proprio della vita quotidiana, perché secondo me c'è anche una differenza ampissima fra come si vive il femminismo a livello politico, teorico, intellettuale, perché c'è proprio una teorizzazione a 360 gradi, di come poi nella vita quotidiana lo vivi, perché nella vita quotidiana c'è ancora la donna che ti dice mio marito lava i piatti e al di fuori della famiglia mi dicono che sono fortunata perché fa le faccende, perché si occupa del figlio, e invece al contrario a me non dicono che sono fortunata. Quindi anche lì devi vedere, certi retaggi ci sono ancora chiaramente, cioè il bias fra vita domestica, vita pubblica, eccetera, secondo me c'è ancora, e quindi è una componente del patriarcato che permane, perché secondo me è proprio l'ultimo tassello che rimane sempre, cioè quello del privato pubblico, come in qualsiasi altro campo che non sia femminista, tra l'altro. Poi però in questo senso ci sono anche, da quando poi si inizia a parlare di sessualità, anche degli altri elementi, tra cui la cultura dello stupro. Esatto, perché... questo è importante. Allora, cos'è la cultura dello stupro? Questo è il grande dramma che ci ha afflitto oggi. Perché tutte... Scusa, ti faccio una circostanziale del discorso, perché oggi si parlava di questo e tutte erano d'accordo che ci fosse una cultura dello stupro. Dove si parlava di questo? Cosa mi sono perso? Tu non c'eri, Stefano. Parlavamo di questo e la... cosa privata. Cose private, esatto. E appunto tutti concordavamo, anche io sostanzialmente dico sì, è vero, c'è un problema di stupri, c'è un problema di giustificazione anche dello stupro, la solita storia, l'amava troppo per lasciarla andare, tutti questi discorsi qua che uno dice, boh, ok. Però quando poi uno cercava di, ok, ma cos'è la cultura dello stupro? Cioè, cosa vuol dire che c'è una cultura dello stupro? Le definizioni a me lasciavano un po' appunto desiderare, diciamo, mi sembrava che fosse un termine un po' vago, e quindi è difficile concordare quando i termini sono vaghi, ed è anche difficile, certo, affrontare il problema. E quindi di nuovo ti chiedo, cos'è la cultura dello stupro? No, è verissimo, nel senso che secondo me la cosa più difficile è farsi capire, come in tutte le cose, nel senso che a volte quando il termine sembra vago, poi come ti dicevo per il patriarcato, uno dice che è, lo sto facendo, sto mettendo in atto il patriarcato, sì o no, in questo istante, non capisco. Esatto, esatto.
Stai facendo woman explaining adesso, dimmi. Sto facendo woman explaining. E gli dici, cos'è la cultura dello stupro? La cultura dello stupro, se proprio vogliamo, è un prodotto del patriarcato. Per come nasce, allora, la teorizzazione della cultura dello stupro nasce negli anni 90. Quindi tendenzialmente possiamo vedere che è quasi una risposta al fatto che, non la cultura dello stupro in sé, però comunque un tentativo di controllo anche dal punto sessuale un pochino più incisivo, nasce nel momento in cui c'è anche un'emancipazione sessuale fortissima. Sono gli anni in cui le donne iniziano a scontrarsi con le altre donne, perché sono gli anni del movimento della positività sessuale, delle rivendicazioni del diritto al porno, però porno femminista, non porno commerciale, eccetera. Comunque sono gli anni in cui si rivendica anche la prostituzione come lavoro e non come solo ed esclusivamente sottomissione della donna. Ed è, diciamo, il momento in cui il femminismo si divide proprio al massimo e c'ha poi tutte le ramificazioni, ma secondo me la più grande divisione è proprio questa, sul sessuale proprio, su, da un lato, la condanna totale del porno, perché comunque è visto come un costrutto maschile fondamentalmente, e invece la rielaborazione del porno, perché viene vista come comunque una necessità fisica, comunque, qualcosa che percepiamo, qualcosa che viviamo, perché la sessualità la viviamo tutti tendenzialmente, e quindi trovare la chiave entro cui crearlo e che sia rispettoso, no? Quindi anche trovare la chiave in cui portare avanti la prostituzione, trovare la chiave in cui portare avanti la positività sessuale, eccetera. E la cultura dello stupro nasce come termine per individuare effettivamente tutti quegli atteggiamenti che tendenzialmente incitano, cioè non sono solo poi l'atto dello stupro in sé, ma tutti quei comportamenti o comunque quello sdoganare in un certo senso la possessione poi del corpo della donna. E quindi lo sdoganare è proprio il concetto per cui io posso fare e disfare del corpo dell'altra figura, della figura femminile, e posso fare quello che mi pare. Secondo me, cioè, nasce proprio come sentimento, tutti quegli atteggiamenti che costituiscono la cultura dello stupro nascono poi un po' come risposta al fatto che dall'altro lato invece viene sdoganata la sessualità femminile e quindi la donna viene percepita come, tra virgolette, disinibita rispetto al canone che dovrebbe avere, cioè non quello di una positività sessuale tendenzialmente, perché poi parallelo alla cultura dello stupro, che non è assolutamente la stessa cosa, però anche sempre come conseguenza della sempre maggiore libertà sessuale femminile, c'è poi lo slut shaming, che a volte viene dalle stesse figure femminili, cioè ci sono personalità anche che io seguo molto, che sono femministe su Instagram, che vivono un fortissimo slut shaming, cioè vengono proprio prese per come si atteggiano, come si comportano e come usano i social, per puttane, usano cioè proprio le aggettivazioni peggiori al mondo, semplicemente per un'apertura, no, alla propria sessualità. E anche la cultura dello stupro risponde a questa apertura alla sessualità. Cioè è una reazione nel momento in cui un po' ti tolgono qualcosa che è tuo, no? Cioè qualcosa che sei abituato a vedere come tuo, perché prima quello che adesso è considerato effettivamente stupro, comunque violenza sessuale, anche solo il matrimonio forzato e poi comunque, quindi ne deriva poi il rapporto forzato, eccetera, tanti anni fa non era visto come stupro, cioè tantissimi anni fa magari non era considerato come stupro. Al giorno d'oggi chiaramente sì, perché lo è nei fatti, perché si è evoluta la mentalità, diciamo, abbiamo altre concezioni. Tutti gli atteggiamenti che fanno la cultura dello stupro sono anche a livello mediatico, pubblicitario. Anche nei porno, il fatto che esista la categoria effettiva nel porno commerciale, il fatto che esista la categoria stupro, comunque si veda sempre una dominazione del corpo della donna totale, dove c'è un'effettiva poi sottomissione che va per la maggiore poi proprio nell'industria del porno commerciale, un po' incita questa cosa, cioè non porta direttamente chiaramente allo stupro, perché non è esatta conseguenza. Però diciamo l'abolizione proprio del consenso come base
nel fatto che effettivamente qualsiasi rapporto deve essere consensuale, e su cui punta molto il porno femminista, che non è, cioè, un porno in cui ti abbracci, cioè c'è anche la categoria bondage, eccetera, però c'è tutto proprio. Però cerca di stimolare questa sensazione consensuale proprio. E sono proprio tutti questi atteggiamenti, secondo me, hanno molta più portata a livello, come dicevo prima, social, multimediale, anche nelle, non dico proprio nelle pubblicità, però comunque c'è sempre questa idea per cui il corpo di una donna, anche nei cartelloni pubblicitari vecchissimi, viene ancora usato, cioè la mercificazione del corpo della donna poi mi fa pensare che sia un oggetto e qualcosa di cui io posso disporre. So che magari sembra un pensiero che non tocca e dici no, vabbè, è una pippa mentale, non succede mai. In realtà ci sono anche articoli per cui leggevo l'altro giorno sul New York Times, ad esempio, un articolo che appunto diceva no, lo stupro è una questione di addirittura malattia mentale. C'era proprio tutto uno studio, un articolo. No, non è malattia mentale. Cioè, ridurre questa cosa a malattia mentale è non capire proprio come funziona. È proprio un insieme di atteggiamenti. C'è anche il catcalling nella cultura dello stupro. Cioè, sono anche le cose più piccole. Cioè, il fischiare per strada, no? Appunto il chiamare per strada una ragazza di cui non hai la minima idea di chi sia, non l'hai mai vista, comunque provoca davvero un forte senso di disagio. È considerato cultura dello stupro. Chiaramente non è automatico, come dicevo prima, che il catcalling poi porti allo stupro. Però crea questa cultura per cui io posso fare il cavolo che mi pare anche per strada e posso anche fischiarti e farti sentire a disagio, perché comunque è mio potere farti sentire a disagio. E poi, in una esagerazione, è il mio potere anche predisporre del tuo corpo e quindi, se ne ho voglia, averti in quell'esatto istante, anche se tu non vuoi. Io sono molto d'accordo dal punto di vista dell'oggettificazione. Ovviamente io sono, per quel che vale, molto d'accordo dal punto di vista dell'oggettificazione. Sono sempre un po' più prudente quando si parla, si tira in mezzo alla sessualità. Su questo chiaramente non devo spiegarlo a una radicale. Questo per esempio mi ricorda anche il tema, ricordo ci fu una manifestazione della comunità afro-italiana su contro per esempio la feticizzazione razziale, che un po', certo, se vogliamo si ricollega un po', no, al tema magari che ci, sì, può essere della cultura dello stupro legata anche a certi porno. Lì secondo me bisogna fare un po' attenzione, nel senso che bisogna sempre distinguere fra quella sessualità che è una parte di ciò che siamo, di cui siamo, quindi di cui non disponiamo in una certa misura, e invece le azioni, il tipo di condotte che mettiamo in pratica, che devono essere rispettose. Sulla pornografia secondo me diventa molto scivoloso, perché moltissimo si basa su rapporti psicologici di dominazione, sottomissione, sì, perché sono anche quelli che derivano anche un po' dalla natura, quindi purtroppo effettivamente, non so, molte pratiche possono poi essere ricollegarsi a quello, però su quel tema secondo me è un po' più scivoloso. Dal punto di vista dell'oggettificazione invece, obiettivamente ce ne sono mille forme. Forse c'è anche negli ultimi anni anche un pochino più di oggettificazione maschile, paradossalmente, non rispetto a quella della donna, però c'è una crescente oggettificazione maschile che secondo me in un certo ambito, se si ci tiene in certe soglie, anche sano in una società liberale, non so, ci sono più l'emersione magari di valletti, tra virgolette, di ballerini anche nella TV. Esatto, in una società liberale, perché è chiaro che ci sta. Speculare, insomma, quello che è sempre capitato alla donna. Un po' più di simmetria. Adesso c'è la simmetria con l'uomo. Un po' più di simmetria, chiaramente, entro certe soglie. Provo un po' a, in realtà, cambiare argomento, ma cambiare tema, ma fino a un certo punto. Tu hai citato un po' all'interno della discussione, in un breve passaggio, la intersezionalità. Hai fatto un breve riferimento al femminismo delle donne nere, di cui, vabbè, in questi tempi si parla tantissimo, in questo ultimo periodo. Ecco, io credo che alla fine molti dei discorsi che riguardano il femminismo abbiano come causa principale quello di far sentire questa battaglia un po' la battaglia di tutti, proprio
e far capire che appunto anche i maschi, questo è molto interessante, il concetto del maschilismo tossico, ci sono una serie di stereotipi, di cliché o di richieste da parte della società che poi gravano anche sul maschio, mm-hmm. e che sarebbe bene che in assoluto non ci fossero. In primo luogo svantaggiano la donna, ma effettivamente hanno poi, diciamo, esternalità negative, effetti collaterali peraltro anche proprio sui maschi. E quindi una causa comune, diversamente da come secondo me fanno certi commentatori, tipo il Crepaldi che si citava prima, che secondo me punta molto a polarizzare, anche perché è il modo anche per fare views, più che trovare soluzioni condivise. Mi riferisco in particolare a un suo video di critiche, mi pare, al femminismo moderno. Secondo me era molto superficiale, anche perché non spiegava bene appunto vari tipi di femminismi che ci possono essere, non spiegava che il femminismo può essere anche d'aiuto proprio per quel problema di peso, gravame sociale che c'è anche sui maschi. Ecco, io ti chiedo, il femminismo intersezionale può essere quello che più aiuta da questo punto di vista a farlo sentire come una causa comune, una causa che serve a tutti? E in generale è il femminismo in cui tu ti riconosci? Se sì, se no, no, perché? E cos'è in più o di meno rispetto ad altre forme di femminismo? Mm-hmm. Allora, innanzitutto, vabbè, per femminismo intersezionale è proprio quello che coinvolge di più, come dicevi tu, no? È quello che è forse più inclusivo a livello proprio anche della categoria femminile, perché ti presenta appunto la struttura sociale come un'intersezione di svantaggi, mettiamolo così. Cioè, non è solo una questione di genere, non è solo una questione di classe, non è solo una questione di razza, ma si intersecano gli uni con gli altri. Per cui un po' può sembrare che si crei una gerarchia, effettivamente, no? Perché dici, quindi io se sono donna bianca o comunque di classe, di ceto medio, rispetto a una donna nera, ho un livello di privilegio diverso, il che, come dicevo prima, dipende poi come interpreti la parola privilegio, perché se la interpreti in senso neutro, cioè io lo riconosco effettivamente che da bianca nel femminismo ho anche una posizione tra virgolette privilegiata, nel senso che appunto il femminismo è un femminismo che nasce come bianco, il femminismo nero si sviluppa negli anni successivi, il womanismo, che è appunto il femminismo nero puro, diciamo, è anche quello che spesso è stato criticato proprio perché da womanismo e intersezionale alcune delle principali autrici proprio parlavano di un coinvolgimento già degli uomini. Cioè già negli anni 70, quando nasce, si sviluppa, si parlava già proprio di un dobbiamo farlo insieme, perché se non si collabora comunque non si capisce né quanto tocca a te né quanto tocca a me. Cioè proprio io ho un muro rispetto al capire quanto può avere degli effetti negativi sul maschio e il maschio di conseguenza avrà un muro rispetto al capire quanti effetti negativi può avere su me. È proprio per questo che effettivamente sì, quello intersezionale, se non lo si prende con una gerarchia, perché non lo è, cioè non è che crea una gerarchia, semplicemente parla di un riconoscimento del fatto che queste cose, questi dati, questi tre fattori principalmente, si intersecano e hanno poi delle ricadute diverse sulla società. Cioè una delle principali autrici del femminismo nero riconosce appunto che una donna europea bianca tendenzialmente non avrà vissuto la stessa situazione di una donna nera, però quello che poi succede è che la donna bianca può essere tra virgolette megafono della donna nera, cioè può aiutarla perché parte da una posizione tra virgolette di privilegio e quindi può fare da cassa di risonanza ha invece tutto quello che vive la donna nera, senza chiaramente togliergli la parola perché è la sua testimonianza, è la sua diretta vita, quindi è lei che ti può dire chiaramente come lo sta vivendo, però da una posizione lievemente superiore può fare da megafono. L'intersezionalità chiede questo, chiede che tu rispetto alla tua classe, rispetto alla tua razza, rispetto al tuo genere, prenda coscienza semplicemente di questa cosa, cioè non ci deve essere il senso di colpa, perché effettivamente è controproducente, non aiuta nessuno, perché poi giustamente uno ti dice, come dicevo prima, perché io che non ho fatto niente devo sentire questa colpa, magari, e giustamente si chiude rispetto a qualcosa che include anche lui invece, che può includere anche lui. Quindi appunto quello intersezionale che poi si, diciamo, interseca a sua volta con quello di adesso che è più universale e che proprio ti parla, la stessa Chimamanda Ngozi, tutto il suo libro Perché dovremmo essere femministi,
si rivolge al maschio e alla femmina, cioè non fa una differenza, è proprio aperto tanto al è uno scritto che vuole essere volontariamente aperto tanto al maschio quanto alla femmina. Quindi secondo me è effettivamente, tra virgolette, la soluzione, no? Deve esserci però un'apertura anche dall'altra parte, cioè deve esserci proprio, come fanno moltissime teoriche, il sì, riguarda anche il maschio, cioè l'intersezionalità, viene presa anche tantissimo nei testi sull'ecofemminismo addirittura, perché esiste pure il femminismo ambientale, che proprio interseca a sua volta la questione ambientale con quella femminile, perché vede in un rapporto gerarchico, diciamo, il fatto che si sia identificato tendenzialmente la donna con qualcosa di, con anche la natura in sostanza, cioè qualcosa di materno e quindi materno-natura, diciamo, e dall'altra parte invece la figura dell'uomo col tempo si è identificata in nell'altra parte della diarchia e quindi... Il capitalismo. Più o meno. No, però più che il capitalismo direttamente, però ci siamo. Però è... si è identificato addirittura, prendono anche a livello religioso e dicono sempre... identificato con le figure di Dio, dello spirito, invece la donna è la figura della natura, della terra, e quindi c'è questo rapporto di dominazione. C'è anche qui, poi ti dice invece che si interseca la questione, cioè che tu da maschio bianco, prendo proprio la categoria dominante, puoi essere megafono, però maschio bianco etero, senza basic, perché vabbè. Però puoi essere megafono di tutto il resto. E a tua volta, nel momento in cui tu ti fai megafono e riconosci che comunque è una posizione in cui hai dei benefici, cioè hai il beneficio, tra virgolette, anche di essere ascoltato più di qualsiasi altra parte, diciamo, del femminismo intersezionale, che è il femminismo che proprio prende tutto, cioè prende anche l'identità di genere, è quello che più parla dell'identità di genere, ti dice io sono alleato del movimento LGBT. Chiaramente anche in questo caso non posso parlarne io, cioè a meno che appunto non si tratti della parte transgenere o comunque della parte legata al lesbismo. Però rispetto a tutte le altre identità di genere si dice io mi faccio megafono di questa cosa, perché magari ho degli appartenenti al movimento che possono avere dalla loro posizione la possibilità di farsi ascoltare. Quindi sì, è effettivamente quello che più... nella teoria include i maschi, perché gli riconosce questa cosa, magari non con l'accezione negativa che a volte fa il femminismo radicale, cioè non gli dà proprio la colpa ancestrale, dice sì, la struttura del patriarcato è questa, chiaramente è stato un prodotto della società a prevalenza, diciamo, maschile a livello di potere, però se collaboriamo loro possono essere molto utili, perché appunto sono megafono di questa cosa. Anche in questo caso un uomo non può capire la situazione magari della donna, però può riportarla, può farla parlare, mettiamola così, e contestualmente si vanno anche ad analizzare tutte le conseguenze che il patriarcato ha anche sull'uomo, perché anche la donna, diciamo, non vedendo un muro, prende anche coscienza del fatto che esiste un prototipo proprio fisico, mentale e di atteggiamento all'interno della società che un maschio, per essere maschio, deve rispettare, quando invece non ci dovrebbe essere. Questo però pone, secondo me, anche un altro problema. Io sono chiaramente attaccatissimo al termine femminismo, non lo mollerei manco morta, però a volte pone il problema. Lo chiami ancora femminismo? Cioè, a volte me l'hanno chiesto anche a me. Non esiste un termine che possa sembrare più accogliente rispetto al femminismo? Secondo me, no. Postmodernismo? Esiste anche il femminismo postmodernista, quindi comunque ritorniamo lì. Sembrano i generi del progressive metal, tipo. C'è tutto, pare che basta mettere il femminismo davanti, trovi tutto. Io ho un manuale che proprio prende tutti i femminismi e... coperto tutto, cioè non ce n'è una cosa che non è stata femminista, stizzata, diciamo. Però secondo me no, perché è proprio il concetto stesso, no, di femminismo, quello che è diventato perlomeno adesso. Cioè adesso per femminismo magari non si intende la stessa cosa che si intendeva nel 1920, con le suffragette, eccetera, nel fine 800, inizio 900. Con femminismo oggi intendi
qualcosa di così ampio, che è tanto ampio quanto il termine patriarcato ormai, perché intende veramente l'accoglienza di l'integrazione e la rivendicazione dei diritti e del riconoscimento linguistico, culturale nella società di chi è diverso da quella che è sempre stata la maggioranza, quindi di chi è diverso in termini di genere, di chi è diverso in termini di razza e di chi è diverso in termini di classe. Proprio per questo femminismo intersezionale, cioè intende proprio tutto insieme, e secondo me è già un termine di per sé abbastanza universalistico. Okay, e come ti definisci tu? Scusa? Esatto. Tendenzialmente metto insieme liberale, anche se per questo potrei morire probabilmente, perché sono molto attaccata a comunque l'approccio giuridico che porta il femminismo liberale. Cioè il fatto che non c'è differenza fra uomo e donna, è una cosa su cui io insisto tantissimo, proprio anche a livello culturale, vabbè, chiaramente biologico ci sono anche cose diverse magari, però poi anche mentale è una cosa su cui io insisto tantissimo, perché proprio parte dal presupposto non c'è differenza, full stop. Liberale, intersezionale, scusate, ho ammazzato una zanzara. Sembrava per rimarcare il concetto. Okay. Esatto, sì, andava bene così. No, liberale, intersezionale, a volte uso anche il termine universale perché è quello che appunto è della quarta ondata proprio. Poi a me personaggi come appunto Michelle Obama piacciono moltissimo, anche se appunto viene accusata per essere quindi liberale. Poi ci sono effettivamente parti del femminismo che teorizzano, forse anche per la maggioranza, che il femminismo debba essere effettivamente anticapitalista. Capisco le ragioni e le motivazioni, perché poi va a parare appunto sullo sfruttamento anche nei paesi del sud del mondo della figura femminile, eccetera. Quindi diciamo delle basi ci possono essere, però sono molto attaccata alla parola liberale. Da noi è bandita, però te la facciamo usare perché la intendi in un altro senso. E io direi di iniziare le interazioni con la chat perché stanno esplodendo. E quindi ti faccio un po' di domande a caso, ti prego di essere breve perché veramente ci scrivono di tutto. La prima che mi ricordo è, in realtà ne hai fatto una puntata nel podcast, però due parole forse vale la pena spenderceli, sul comunismo nel mondo islamico, e quindi cosa lo caratterizza e come si muove, diciamo. Allora, il comunismo? Il comunismo, no, infatti. Hai detto comunismo nel mondo islamico. Ah, ok. No, volevo dire femminismo. Questo è un lapsus freudiano interessante. Ma... No, voi non capisco. Sembra si parla di cambiarsi di comunismo, peraltro nel mondo islamico. Per cui boh, cercavo riferimenti. Vabbè. No, no, anche avevo capito anche io comunismo. Cioè, ho capito, ma poi forse il tutto detto, testo, forse però detto. Stavo un attimo. No, allora, femminismo nel mondo islamico. Anche questo è complessissimo. Sarò il più breve possibile, partendo da un presupposto importantissimo. Non è facile a volte comprendere gli altri femminismi, soprattutto se sono, tra virgolette, regionali. Quindi lì significa proprio non vivere una determinata cultura, comunque, quindi non capire magari qual è la radice, qual è la motivazione. In questo caso la cosa più importante è capire che esiste un femminismo islamico, cioè non partire dal presupposto euro-occidentale, che perché c'è l'imposizione del velo, poi non è nemmeno imposizione alla maggior parte dei paesi, per questo e per quest'altro, non può esistere a prescindere dal femminismo islamico. Non è vero. Anzi, addirittura esistono teoriche importantissime come Asma Barlas che studiano e hanno dedicato la loro vita a reinterpretare il Corano con tutte le difficoltà del caso, chiaramente, perché poi ci sono difficoltà oggettive nel farlo, però a tentare di reinterpretare il Corano e dimostrare che la chiave patriarcale di interpretarlo non è l'unica, ma ci sono anche altre chiavi di lettura, e una delle chiavi di lettura è quella femminista. Parlavo con una ragazza, io non lo sapevo, tra l'altro, la quale invece mi ha dimostrato che nel Corano l'aborto è molto più riconosciuto. Cioè c'è proprio una concezione diversa, quindi puoi parlare di diritto all'aborto, riferendoti al Corano, magari invece noi abbiamo avuto molte più difficoltà a farlo, e continuiamo a avere oggettive difficoltà con l'aborto, in Italia soprattutto, con coronavirus a maggior ragione. Però appunto, secondo me la cosa più difficile è comprenderlo che esiste, che si può interpretare in modo diverso, che ci sono donne che stanno interpretando il Corano in modo diverso, e da cui
la cui voce è l'unica ascoltabile, cioè puoi ascoltare oggettivamente solo loro, perché solo loro ti sanno dire come si può interpretare il fatto, ad esempio, che la questione del velo. Il velo è un atto femminista per alcune, perché scelgo di usare il velo, perché scelgo la religione, io, non per imposizione, e quindi per me è un atto femminista portare il velo. Quindi sì, esiste. Anch'io a volte ho delle difficoltà magari a capirne certe parti, però in quel momento mi rimetto alla ricerca di chi sta tentando di farlo, con oggettive difficoltà anche lì, perché oggettivamente comunque anche loro a volte scrivono dall'estero i loro saggi per poterlo fare. Quindi comunque c'è un'oggettiva poi difficoltà, però non si può negare che esista. Se posso aggiungere una cosa prima di farti la domanda, è che il mondo musulmano ha anche una particolare tolleranza per il cambio di sesso, perché ad esempio, mentre insomma, l'omosessualità è totalmente mal vista in quel mondo, invece riguardo alla transessualità sono molto aperti. Credo che le prime operazioni siano state fatte in paesi musulmani, quindi insomma è una visione molto particolare della sessualità, credo, per questo aspetto. Comunque, lo dicevo più per, insomma, penso che cosa magari lo sappiamo tutti, però magari può interessare al pubblico. E un'altra domanda che avevo raccolto era, ce ne sono un milione, una era, allora, una è un po' subdola, diciamo, la questione è questa, dicono, cerco di raggrupparle, come si rapporta alle questioni, come si rapporta il femminismo alla questione dei problemi maschili, ovvero, un esempio che tiravano in ballo in chat era l'abbandono scolastico, che ad esempio è una cosa quasi totalmente maschile. Cioè è un problema che riguarda quasi totalmente i maschi, l'abbandono scolastico. In generale le donne studiano di più, o se vuoi i maschi tendono a studiare di meno. E quindi, nel senso ampio, come... Non, insomma, l'utente chiede se secondo te potrebbe esserci un problema al contrario, ovvero un mondo, un patriarcato al contrario. Questo qua francamente mi sembra... Un patriarcato, in sostanza. Esatto. Mi sembra uno scenario un po' distante. Però, insomma, un commento sui problemi maschili, perché appunto... Anche a me non piace troppo parlare di patriarcato, però diciamo la società in cui viviamo si porta anche tutta una serie di problemi di genere, ma legati ai maschi, penso all'abbandono scolastico, ma alla violenza e a tutte queste cose qua. Allora sì, secondo me dipende poi dal tema, perché essendo magari un tema più, diciamo, tra virgolette trend topic, magari quello della sessualità, è molto più facile che magari venga affrontato, ad esempio, il tema della violenza, che vabbè, chiaramente statisticamente è più alta la violenza di genere nei confronti delle femmine che quella del maschio, però anche le percentuali legate alla parte maschile, magari è più facile che comunque vengano trattate e discusse all'interno comunque del movimento femminista, perché appunto effettivamente la violenza di genere è condannabile a 360 gradi, indipendentemente poi dalle percentuali. Quindi, non so, mi era capitato anche di vedere che c'era molto più eco anche nel revenge porn rispetto a problemi come, non so, l'abbandono scolastico. Anche lì, per quanto le percentuali siano più a scapito femminile che maschile, cioè quasi in realtà un 80-10%, poi non c'è più attenzione, tra virgolette, per quel 10% rispetto magari a una tematica come l'abbandono scolastico, perché in genere la sessualità e poi tutto quello che ne deriva è più tema caldo adesso, magari anche sbagliando, perché alla fine parte tutto da lì, cioè parte tutto dall'educazione scolastica che uno ha rispetto al resto. Il tema dell'abbandono scolastico da parte della diciamo, controparte maschile, secondo me in genere non è trattatissimo, nel senso che appunto diciamo che si dà prerogativa a risolvere il problema scolastico, tra virgolette, femminile, cioè il rapporto con la scuola, nel senso che non in questo caso abbandono o comunque magari un rapporto più conflittuale con la scuola, perché effettivamente magari ci sono più donne laureate poi rispetto al proseguo di un maschio. Però diciamo che secondo me c'è effettivamente più attenzione sulla propria parte scolastica, che però si coniuga più in, ad esempio, quello che è successo qualche giorno fa al Talete, perché non ci sono ragazze che studiano materie scientifiche, cioè c'è più magari questa attenzione, o comunque perché io laureata,
che è comunque anche un problema di istruzione, perché io laureata poi non vengo assunta, invece il mio compagno laureato viene assunto. C'è magari più attenzione su questo. Diciamo che la parte di... Non è mascolinità tossica, chiaramente, però la parte che riguarda più la sfera maschile è più in divenire, perché comunque è qualcosa che non è da così tanto tempo che si elabora. Quindi chiaro, potrebbe essere effettivamente qualcosa di cui anche il femminismo si occupa, perché l'istruzione è la cosa che dovrebbe preoccupare di più il femminismo, ma proprio anche come strutturare un programma scolastico, ma su quello non mi addentro, perché sennò ci metto 80 anni. Okay. Posso aggiungere una piccola domanda da Pietro, oppure pensi che... No. No, perché altri temi magari spesso citati sono la questione, non so, morti sul lavoro, che sono, boh, sentivo circa 90% maschili, vabbè, famosa e millenaria questione delle guerre che è fatta dagli uomini, ma vabbè. Poi la questione anche degli homeless, sentivo che c'erano statistiche, in quel caso mi pare, non mi ricordo assolutamente la fonte, però da esperienza diretta direi che era assolutamente verosimile che 7 decimi dei senza tetto siano maschi, quindi forse effettivamente per le donne in certi casi, per certi motivi un po' più semplice. Direi che tendenzialmente società un po' più equilibrate, società meno condizionate dal sessismo dovrebbero un pochino portare una simmetria anche su questi dati, posto che ci saranno sempre questioni su cui c'è squilibrio, come per esempio i morti sul lavoro, abbastanza normale che capitino per certi tipi di lavori magari fisicamente più impegnativi e quindi naturalmente svolti per lo più da maschi. Mi chiedevo però uno spunto interessante, una cosa che avevo sentito: paesi scandinavi dove c'è parità o addirittura in certi casi c'è una cultura quasi matriarcale per certi aspetti, c'erano dei dati per cui per esempio ci sono più omicidi di donne, lasciamo perdere il femminicidio che è un altro tema che non va confuso, però ci sono più omicidi di donne che in paesi dove la donna è sottomessa, che può sembrare paradossale, però in realtà è logico se ci si pensa. Si è portati ad arrivare a un gesto estremo come l'omicidio quando l'altro soggetto è in conflitto. Se l'altro soggetto basta dire fila in cucina o comunque in poco tempo lo si richiama alla sua condizione di sottomissione, è difficile arrivare a un gesto estremo. A parte poi quelli di omicidio di donna sono anche più alti, questa cosa è effettivamente verissima, sono anche più alti. Volevo chiedere se avevi anche tu riscontri. Sì. Sono anche più alti, e sembra paradossale, però anche in questo caso c'è una base, sono anche più alti i numeri di violenza, proprio anche stupro, violenza di genere, e anche di femminicidio, cioè a parte omicidio di donna. Sono più alti soprattutto i casi di violenza di genere, perché per quanto possano sembrare appunto paesi super paritari, in cui ormai le vecchissime e eradicate quote rosa hanno fatto il loro lavoro, quindi non servono più, sono paesi in cui questa cultura ha portato anche a una maggiore accettazione della denuncia. Da noi il problema, che anche quello è collaterale alla cultura dello stupro, è anche che c'è una difficoltà nel denunciare. C'è una difficoltà tempistica in Italia, perché hai 6 mesi per farlo, ad esempio, però si deve considerare che non tutti hanno la stessa tenuta psicologica, non tutte hanno la stessa tenuta psicologica. Ci sono casi in cui hai bisogno di capire, di metabolizzare, magari non vuoi capire e ti prende più di 6 mesi tempisticamente. Quindi, oppure casi in cui eri troppo piccola per capire e lo hai capito solo adesso, ma è comunque tuo diritto denunciare. O comunque quando lo fai direttamente nel tempo che ti è consentito, hai delle rimostranze, cioè hai sempre la domanda, ma sei sicura? Ma non è che stavano scherzando, insomma. C'è sempre questa versione goliardica, no? Da parte anche degli adulti, forse, rispetto alla figura femminile, magari anche più giovane, che arriva e ti dice, io vorrei denunciare questa cosa perché mi è successa. E quindi c'è anche poi una remora nel farlo, perché vengo stigmatizzata, perché mi coinvolge a un livello in cui non voglio essere coinvolta, cioè non voglio magari diventare, tra virgolette, caso pubblico, non mi va per questa cosa che mi è successa, e quindi hai molte remore nel farlo. Il fatto che sia invece molto più consolidato, il fatto che possa verificarsi lo stupro, che il femminicidio esiste, che poi c'è l'omicidio di donna anche, eccetera, poi ti porta anche più facilmente a arrivare alla denuncia,
quindi hai effettivamente tassi più alti poi, perché molte più persone denunciano, ma veramente molte più persone, anche perché c'è un riconoscimento più facile di cosa può essere molestia o cosa non lo è. Anche oggi magari, soprattutto nel nostro paese, ce ne metti un po' a capire se è molestia o meno, perché non te la passano come molestia, perché non credi per come ti è stato insegnato che sia molestia. Anche sul lavoro non ti pare molestia, poi magari perdo il posto di lavoro, oppure, cioè, comunque c'è molta più difficoltà nel farlo. Però poi c'è questa cosa che sembra assurda rispetto a una società così paritaria, però la motivazione base è quella. Ok, mi chiedono quali sono le figure, diciamo, femministe di riferimento al momento. Qualche nome? Allora... Oltre alla Rowling. Allora, sicuramente i libri che più ho letto, ma proprio per come scrive, per come tenta di approcciarsi, il fatto che sia partita scrivendo una lettera a una sua amica su come crescere la sua bambina futura, è proprio l'autrice che citavo prima, Chimamanda Ngozi Adichie, che è anche il senso fondamentale, ma di più, per quanto a volte possa non sembrarlo, perché comunque non è particolarmente coinvolta, poi fa narrativa principalmente, però proprio nell'attitude per me è perfetta. Poi ci sono figure minoritarie, figure diciamo anche più social, tra virgolette, non di certo di saggistica o comunque scrittrici o pensatrici, perché quelle sono tendenzialmente tutte prima, cioè i libri cardine sono sempre quelli di Simone de Beauvoir, sono sempre quelli lì sostanzialmente, i libri cardine da leggere nel manuale femminista, il saggio della Creshow per l'intersezionalità, cioè c'è proprio tutto. Al giorno d'oggi secondo me sono molto importanti, sono le stesse che guardo io, anche solo per il discorso sessualità e positività sessuale, che a me è molto caro, perché è comunque una cosa che riguarda tutti, e tutti potremmo vivere tendenzialmente una vita migliore se abbracciassimo a pieno, qualsiasi sia la nostra identità di genere, la nostra sessualità, eccetera. Una ragazza che io amo follemente è Carlotta Bagnoli, che probabilmente in realtà metà dell'internet conoscerà, lei è super ripresa anche, è una giornalista sex columnist, tra l'altro, le ha lavorato per un sacco di giornali, anche tra virgolette maschilisti, quindi Playboy, eccetera, però lei proprio si occupa di questo e sta cercando di fare anche della divulgazione su questo. Cioè, come lei è la prima che si trova nella condizione di consigliare ai maschi cosa fare in ambito sessuale. E per questo veniva anche ripresa da tante colleghe che facevano dello slut shaming a riguardo. Quindi per questo io proprio l'amo a 360 gradi. Chiedo se puoi ripetere il cognome. Bagnoli, con la B. Con la... Okay. Chiedono cosa ne pensi di Barbie Xanax. Non so se sia stavo per dire, strano che non abbia citato Barbie Xanax tra le figure. Ma chi era? Non voleva essere una battuta una domanda seria. Ma è un youtuber, cos'è? È una youtuber che io credo faccia vlog di cinema per lo più, però si è occupata di varie robe, forse ha fatto anche una puntata con Crepaldi, ma non so, forse era, non so, era forse, credo semi-ironica la domanda. Allora, io l'unica volta che ho visto nominare Barbie Xanax, perché io non ne ho la minima idea di chi sia, sinceramente. Okay. L'ho vista, perché mi dicono che sono boomer, ma tu che sei giovane dovresti conoscerla. Invece ma no, ma io sono un po' boomer dentro, cioè non è... Guardilo a me, guarda. Cioè. In realtà sono boomer dentro. Chiedevo, cioè prima cercavo di informarmi dicendo ma come, aspetta, com'è che va fatta la live perché non mi ricordo più. Quindi già questo ti dà l'idea della mia tecnologia. No, io l'ho vista accedendo su Twitter dopo 800 anni perché nel mio boomerismo non uso manco Twitter, in realtà non mi ricordo più come funziona, e riprendeva le cose di Crepaldi. E sì, è tornato un po' di... È l'unico motivo per cui so chi sia. E credo l'abbia difeso dagli insulti appunto delle cosiddette... come le chiamano loro, nazi femministe, parola che ci ha detto Vittorio, non dovremmo usare. Adesso ne comanda lei, se vogliamo usarla... Allora, adesso. Non in sua presenza, non in sua presenza. Sto facendo woman's planning, quindi... Giusto, oggi comandi tu. Niente, i privilegi li abbiamo chiesti. Non so, se non avete altre domande, secondo me possiamo chiudere. No, ecco, in realtà... Vai, Giulio.
Una cosa che vai. Ci chiedevamo oggi, come non essere basic? Tra... Ah, giusto. Esatto. Ci vuole anche Matteo Di Maio delle bimbe di Lindy Gruber, però. È vero, è vero. Facciamo una feature. Potremmo invitarlo, potremmo ospitare anche lui una volta. Secondo me lui ve lo può spiegare anche meglio, come non essere basic totalmente. Bene, però, secondo me, il riferimento... diciamo all'acronimo proprio un BEB, maschio bianco etero basic, no? Non sei basic quando, diciamo, anche solo fai il gesto di chiedere e provare a capire. Cioè, riguardo al femminismo, ad esempio, o comunque tutto quello che può rappresentare, quando fai un passo indietro, cioè, e dici, sì, io questa cosa non la capisco, non la vivo, quindi cerco di capirla, cerco di chiederla, non parto con il mansplaining in realtà, perché secondo me è una cosa molto da maschio bianco etero basic fare mansplaining, o come l'ha chiamato, cioè l'ha tradotto in realtà Michela Murgia, minchiarimento, che in realtà a me piace anche di più, però... Minchia? Minchiarimento. Ah, il minchiarimento. Vabbè, comunque noi abbiamo comunque chiesto a te, quindi noi siamo salvi. Esatto, già la domanda ci ha assolto. Allora, bene, facciamo. Ottimo, okay. Ottimo, benissimo. Quindi direi che... Allora, essere più... alleati di questa cosa, cioè quindi tentare di essere più paritari possibili, quindi diciamo l'essere basic sembra, il non essere basic è più semplice di quanto sembri in realtà. Noi abbiamo fatto un podcast condotto da tre maschi bianchi etero, però per lo più ora stiamo ospitando ospiti femminili, quindi avremmo potuto effettivamente chiamarlo woman's planning, sarebbe stato senza nulla togliere ospiti maschili che abbiamo avuto, Michele Usuelli e Mario Semini, che ovviamente sono stati bravissimi. Siamo quindi arrivati alla fine? Sì, direi di sì, prima che la chat ci bannino per sempre da quello che scrivono, ma mi è stato del blackpillato, io rifiuto queste accuse. Sì, anche tu conta che originariamente quando Pietro mi scrisse la prima volta per fare il podcast, l'idea era fare podcast di mezz'ora, ecco, non ce l'abbiamo quasi mai fatta e oggi abbiamo fatto... Oggi non ce l'abbiamo fatta proprio, però... Un'ora e mezza, sì, però è interessante. Perché forse è stata più la call più chiacchierata, no, rispetto alle altre. È stato poi se interrompi una donna mentre parla sei sessista, quindi non potevamo portare. Oh, buona conclusione della puntata, no, però lì chiaramente va anche la disponibilità appunto dell'ospite, il tipo di ospite. Va bene, allora vi diamo appuntamento a una prossima puntata che non sappiamo ancora quando sarà, ma ve lo annunceremo al più presto. Ringraziamo moltissimo Vittoria per essere stata con noi per grazie questa ora e mezza. E ciao a tutti. Ciao. Ciao.